Siamo di nuovo in diretta, io saluto e ringrazio in collegamento Pier Francesco Maiorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia con il centro-sinistra. Benvenuto. Buonasera, buonasera, eccomi. Ci diamo del tu, del lei? Buonasera, ciao. Allora, prima di iniziare con le domande serie, segui Sanremo? Hai visto cosa ha combinato Blanco? Ma ho visto. No, volevo solo domandarti chi è il Blanco della politica lombarda, secondo te, oggi? Boh, non lo so, forse mi viene da dire senza troppa fantasia Salvini, però non ne sono convinto. Okay. Diciamo che sono stati Fontana e Gallera con la sanità, ecco. Oh, va bene. Allora inizio con le domande. La prima è questa: le prime tre cose da fare nei primi 100 giorni di governo in Lombardia? Io credo che la prima cosa da fare sia affrontare con grande senso d'urgenza la questione delle liste d'attesa. Abbiamo davvero un'emergenza su questo fronte. Dobbiamo essere in grado di mettere mano a un provvedimento che eviti alle persone di essere sottoposte a un ricatto inaccettabile, che quello volete farvi curare pagate. E questa è la prima cosa da fare. Secondo, un grande processo riformatore, poi di ricostruzione dei servizi sociosanitari. Abbiamo bisogno di più assistenza domiciliare per anziani soli, servizi per le persone con disabilità, prevenzione, consultori sulla salute della donna e poi i medici di medicina generale. Cioè tutto questo ha bisogno di una grande opera di ricostruzione dei servizi e io ci credo molto. Terzo aspetto, infrastrutture, politiche sulla mobilità. Questo tra l'altro vuol dire anche lavoro. Una regione che deve smetterla di stare all'interno del palazzo e deve essere di più a sostegno delle comunità locali per il loro sviluppo. E poi una domanda che abbiamo fatto a tutti i candidati: hai 100 milioni di bonus extra da iscrivere a bilancio, a quale settore li destini? Lavoro, sanità o ambiente? Beh, io credo che si possono destinare innanzitutto alla sanità, proprio per dare forza alla riorganizzazione della sanità, e poi abbiamo bisogno di creare posti di lavoro verde, perché ci può essere un bel combinato tra gli interventi sull'ambiente e la creazione di posti di lavoro. Pensiamo agli interventi sul recupero e la riqualificazione energetica, le energie rinnovabili, lo stop al consumo di suolo. Tutto questo può portare lavoro e cultura della sostenibilità. E poi anche questa domanda l'abbiamo fatta a tutti i candidati: terrà in considerazione il numero dei componenti femminili della giunta? Beh, deve essere 50-50, su questo non c'è dubbio. E poi, 50% donne, 50% uomini, come avviene in tantissime amministrazioni locali, e deve avvenire sempre così. E poi oggi hai dichiarato che sarai una garanzia per rompere le scatole al governo, dicendo Fontana invece starà zitto. Puoi spiegare meglio e di nuovo ai nostri ascoltatori? Beh, se è vero che abbiamo bisogno di determinare dei cambiamenti a livello nazionale sulla sanità, dobbiamo fare una grande battaglia sulla sanità per avere più fondi, o abbiamo bisogno di una grande politica salariale, ad esempio. Ecco, tutto questo credo che non può passare dalla conferma di Fontana, che col governo starebbe molto a cuccia. E poi ho un'ultima domanda, perché allora è notizia di oggi che i deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono dati un bel aumento, circa 890 euro al mese, e è un adeguamento secondo la variazione dell'indice Istat del costo della vita. Ripeto, 890 euro al mese, quando tutti conosciamo gli aumenti, no, che sono stati fatti alle pensioni per diciamo indicizzarle con l'aumento anche del costo della vita. Non voglio creare un altro caso Calabria, non è questa la domanda, ma ho citato questa notizia per domandarti, visto che sono questi 900 euro al mese in più che si prenderanno netti, anche soldi nostri, nel senso che sono soldi di tutti i cittadini italiani, se certe narrazioni sull'autonomia spacca Italia ogni tanto non mostrano dei limiti. Ma non so se è questo il punto. Io semmai credo che la classe politica non abbia bisogno di aumentarsi lo stipendio in questa fase storica. Va bene, allora io ringrazio Pier Francesco Maiorino, ricordo che è candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centro-sinistra, e buon lavoro. Grazie a voi.